per piacere, che c'è quasi ora della pappa. Caro, come sta il nostro nipotino? Come sei a Londra? Raccontami un poco, dai. Guarda, Duilio, io sei un angelo. Non pare neanche di averlo, l'è buonissimo. Londra mi ha sorpresa perché non pensavo sì, ascolta, mica che era. Sì, ascolta, un attimo, ho un problema. Sei sparito in mutande. Come sei sparito in mutande? Sei l'armadio con i cassetti. Sui cassetti non ci sono altre mutande piegate, non no, ce ne sono più. Sarà venuto i ladri. Ecco, pensanca, mia è l'unica spiegazione. Bisogna che te vai a fare denuncia. Ecco, pensanca, mia è l'unica soluzione. Duilio, ebete i mutande, bisogna lavarle, piegarle e metterle via. Secondo te chi sei che fa sta roba, i folletti di Babbo Natale? Scusa, Ine. No, cioè può essere più chiara. Allora, quando vado dai carabinieri voglio essere preciso. Te hai dei sospetti su Babbo Natale? Duilio, essere inutile che respirando sottrae ossigeno a esseri umani più meritevoli. Ascoltami i casi. Cosa succede di solito dopo che te butti i mutande onze dentro il cesto di roba onta? Che cesto di roba onta? Ah, giusto, perché tu butti in terra le robe, io dopo li butto rinto il cesto della roba onta, vero? Ma adesso che manco io te vado a lavarle, tu! Ma cosa sei che cosa fare de preciso, spiegami? Getto presente a lavanderia. Qui a gettoni da calbar? No, qui è il semi mio, qui a che chiamo casa vi sia cantina. Ah, sarebbe che a porta caghiamo in parte della cantina? Che mi sono sempre domandato dove sei che a porta? Duilio, non abitiamo mica sul castello di Harry Potter, Maria Vergine, è lavanderia di quel posto dove che lavo, stiro, piego a roba, ma mico vago là dentro e sta qua a mezza giornata. Ti non te domandi mica dove che so? No, di solito mi domando, perché te torni in Rio? Combatte! Ho trovato un altro paro. Bene, per un'altra settimana sono a posto.